nuovo appuntamento con Shema e Terzo Comandamento che quest'oggi ci apprestiamo ad analizzare assieme a Fra Claudio Passavanti che è collegato ancora una volta con noi da Torino tramite Skype. Buongiorno Fra Claudio e benvenuto. Buongiorno a tutti voi e grazie sempre di tutto. Eccomi qua. Ebbene, Fra Claudio, siamo giunti già al terzo appuntamento, al terzo comandamento e già, se vogliamo, possiamo tracciare un primissimo bilancio. Ogni comandamento ci porta a scoprire una realtà sempre nuova del rapporto tra Dio e l'uomo. Certo, sì, sono tutti i passi che stiamo facendo, no? In fondo sono 10 parole che portano alla vita. Il Signore quando ci offre delle parole ce le offre sempre appunto per, in fondo, continua a creare, no? Continua a creare l'uomo attraverso delle parole e le offre all'uomo proprio perché uno le ascolti, le faccia sue, ecco il discorso dello Shema, le mette in pratica, ma sempre in direzione della vita, quindi sempre in direzione di una crescita personale. Ebbene, dopo aver parlato del rapporto con Dio, con il primo comandamento, del come bisogna nominarlo, e quest'oggi ci apprestiamo appunto a vedere il rapporto cultuale, se vogliamo, che c'è tra Dio e l'uomo. Infatti il terzo comandamento ci dice proprio ricordati di santificare le feste. E questo comandamento ci porta subito alla realtà della domenica e ci vogliamo subito chiedere perché i cristiani celebrano la festa proprio di domenica. Ecco perché dobbiamo ricordare questo, che fin dall'inizio, ecco, la Chiesa Cattolica, la Chiesa nascente, ecco, così, celebra la domenica per il ricordo proprio della risurrezione del Signore. Il primo giorno della settimana ci viene detto i Vangeli, no? Quindi richiama anche, se vogliamo, l'ottavo giorno che segue il sabato per ricordarci che la risurrezione ha a che fare con una creazione nuova che irrompe nell'umanità e quindi è qualcosa di nuovo, la novità. Ecco, nel Vangelo quando si parla dell'ottavo giorno ha a che fare con la risurrezione e quindi con la domenica, con la novità di Dio che in Gesù Cristo è venuto a incontrare l'uomo e a ricrearlo, se vogliamo, a tirarlo fuori dal peccato. Ecco perché la domenica, nel ricordo del giorno della risurrezione del Signore. Ecco, Fra Claudio, noi ovviamente vogliamo anche usare un testo guida per quel che riguarda i nostri comandamenti, i 10 comandamenti, che è proprio il Catechismo della Chiesa Cattolica. D'altronde siamo nell'anno della fede, nel 20° anniversario della pubblicazione del Catechismo, e quindi ci sembra giusto valorizzare questo testo che è alla base della dottrina cristiana. E proprio nel Catechismo della Chiesa Cattolica, riguardo al terzo comandamento c'è un bel paragone tra il sabato ebraico e la domenica cristiana. C'è una differenza tra queste due realtà? Esatto. Dobbiamo spiegare un attimino il sabato e poi capiamo che con la domenica hanno a che fare, no? Ecco, il sabato ebraico era la memoria del riposo di Dio, no? Quindi Dio che finita la creazione, ecco, come possiamo dire, come ci dice un commento, diciamo, dell'epoca, si volta indietro, guarda la bellezza che ha fatto, ecco, e quasi si inginocchia e benedice la creazione, quello che ha fatto, no? Quindi è Dio si riposa, appunto, e osserva e contempla, no? E questo è il primo significato del sabato, se vogliamo. Poi ricorda anche la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, dell'uomo che veniva fuori dalla schiavitù appunto per opera di Dio. E cosa succede? Che a un certo punto, ecco, tutto questo sabato viene un pochettino distorto ma l'uomo quando entra un po' nella legge di Dio, se non fa attenzione, rischia di aggiungerci delle cose. Dico questo perché all'epoca di Gesù tante volte per rimproverare l'uomo di quell'epoca, contravviene il sabato, tante volte Gesù guarisce il giorno di sabato, ma perché il sabato era stato distorto, c'erano un sacco di leggi che facevano diventare più importante quello che l'uomo, no? Quindi Gesù vuol rimettere al centro l'uomo per ricordare che l'uomo nel sabato ha bisogno di riposarsi, cioè l'uomo nel sabato ritrova se stesso, ha no? Bisogno proprio del riposo per liberarsi. Se vogliamo, sabato era destinato a celebrare la libertà che Dio offriva all'uomo. Quindi ecco perché Gesù contravviene un po' per dire che bisogna riportare al centro il sabato nel suo significato, che era quello del riposo. Collegato ovviamente alla domenica, perché se vogliamo, noi cristiani celebriamo la domenica, a dire al posto ci deve essere sempre l'uomo al centro
della cristianità di questo giorno santo, che per noi è appunto la domenica legato alla risurrezione. Quindi, se al primo posto ci deve essere sempre l'uomo, il bene dell'uomo, ecco che allora il sabato per noi transita sulla domenica, ma esclusivamente solo per dire abbiamo bisogno di riposare, abbiamo bisogno di riprendere, se vogliamo, la nostra di guarire le nostre deformazioni prodotte dall'uomo all'uomo dalle ferite della settimana. Cioè, siamo sempre stressati tutta la settimana, allora abbiamo bisogno di un giorno così di riposo, di guarigione. Il sabato e quindi per noi la domenica ha questo significato. Spero di essermi spiegato perché sono Certo, stato certo. un po' confuso. È interessante anche, fra Claudio, notare come nel rapporto di questi primi tre comandamenti che c'è con Dio ci sia sempre l'uomo di mezzo, se vogliamo. Cioè, la separazione tra Dio e l'uomo non è mai netta, ma anzi c'è sempre questo punto di incontro e questo ponte che poi ovviamente si trasmetterà in Gesù Cristo. Certo, no, ma del resto Dio ha creato l'uomo e solo dell'uomo le dice e vide che la cosa era molto buona. Quindi Dio dà la benedizione su tutto, ma dell'uomo dice che c'è qualcosa di più e ci mette dentro quell'immagine e somiglianza di Dio. Se vogliamo, il sabato ha anche questa funzione, andare alla scoperta, meglio, alla riscoperta di quell'immagine e somiglianza di Dio che c'è dentro di noi. Questo è quello che fa la differenza tra, diciamo, la creatura, l'animale, la creazione stessa e noi umani, no? Quindi avere questa immagine e somiglianza di Dio. Il sabato serve questo, andare alla riscoperta, ritrovarla e benedire questo qualcosa in più che il Signore ha affidato all'uomo. Ecco perché l'uomo è benedetto da Dio, ecco perché Dio ha uno sguardo compassionevole e amorevole sull'uomo, per vedere se si ricorda di questa sua immagine e somiglianza per cui l'ha fatto. Tu dicevi anche prima che la domenica è appunto l'ottavo giorno, il giorno della creazione nuova. E noi cristiani siamo appunto portati a celebrare il giorno della creazione nuova attraverso il sacramento dell'Eucarestia, proprio di domenica, che acquista una rilevanza particolare. Sì, è una rilevanza anche perché fin dai primi secoli della Chiesa i cristiani si trovavano proprio per celebrare l'Eucaristia nelle tombe, nelle catacombe, sulle tombe dei martiri, dei primi cristiani, no? E venivano proprio lì e a ricordo di quello che il Signore aveva fatto nell'ultima cena, ecco, la cena è collegata, se vogliamo, al ricordo del passaggio tra la schiavitù e la liberazione. Viene ricordata come memoriale, viene trasformata da Gesù nel significato come Eucaristia, questo calice e questo pane diventano il suo corpo e il suo sangue, messi la domenica per ricordare appunto che la cosa più importante è che Gesù ci vuole tirare fuori dalla schiavitù, ecco, e vuole liberarci dal nostro peccato. E si serve proprio della domenica. È importante la domenica perché la liberazione del peccato ci arriva da dove? Proprio dalla risurrezione del Signore che ci ha tirato fuori da tutte le schiavitù una volta per sempre. Se vogliamo, un'alleanza fatta all'inizio trova compimento alla fine, con l'ultima alleanza, quella definitiva, con Gesù sulla croce e nella sua risurrezione. Il senso della domenica è questo, riportare questo significato della liberazione, no? E quindi il Catechismo lo dice anche, che l'Eucaristia da sempre è ritenuta il fondamento e la conferma di tutto l'agire cristiano. Lì sta il nucleo, da lì bisogna partire. Quindi il cristiano si deve ricordare di questa domenica, altrimenti, ecco, rischia di diventare un giorno come tanti altri. Ecco, invece è un giorno di riposo, un giorno di ringraziamento. Ecco l'Eucaristia. Ecco, questo giorno di ringraziamento, che è anche poi il giorno in cui le comunità si rincontrano dopo una settimana di lavoro, dopo tante vicissitudini accadute nel corso della settimana. Ed è bello proprio vedere questo stuolo di gente che appunto si riunisce chiacchierando anche fuori dalle chiese, dalle parrocchie o anche nei movimenti. Ecco, io volevo chiederti, fra Claudio, quanto sono importanti queste realtà per il proseguimento della vita cristiana? Sono importante che la comunità cristiana dia una testimonianza che si incontra, no? Cioè, anche le testimonianze che sin dall'inizio della Bibbia, diciamo fuori dal contesto prettamente biblico, ci sono tante storici che dicono che c'è un gruppo che si ritrova per pregare, no? Quindi rimangono colpiti da un gruppo di persone che sta insieme, da un gruppo che
che prega insieme, che celebra qualcosa insieme, che offre qualcosa insieme, che ringrazia. E credo che l'importanza stia proprio dei gruppi, dei movimenti, di stare insieme e di offrire questa testimonianza di unità, perché l'Eucaristia ha a che fare con l'unità, lo dice Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Lì si fa già l'Eucaristia, no? Allora l'importanza sta proprio lì. In un mondo dove ognuno cerca di andare per proprio conto, dove c'è tanto individualismo, la Chiesa e l'Eucaristia possono essere un buon, anzi un'ottima testimonianza per ricordarci che insieme siamo più forti, insieme va meglio, insieme è più bello, dice anche un canto. È vero quello che dici, Fra Claudio, perché insieme si costruisce la Chiesa, la comunità dei credenti. E appunto, partendo da questo discorso che tu hai appena affrontato, mi viene in mente anche ciò che dice la Sacra Scrittura. Appunto, c'è scritto che Dio il settimo giorno, dopo le fatiche della creazione, si è riposato. E come non fare un riferimento alle esigenze lavorative sempre più impellenti che di domenica tutti noi siamo portati ad affrontare. Ecco, come possiamo conciliare le esigenze lavorative con quelle legate al culto a Dio? Ecco, una volta ecco, c'era la domenica, ricordo anche quando ero piccolo, la domenica era il giorno appunto dedicato al riposo, tutto era chiuso, tutto proprio per ricordare che c'era questo giorno appunto di riposo, no? Oggi invece che tutto funziona H24, continuamente tutto aperto, tutto è un orario continuato, è una cosa che non va molto bene, dico per un motivo, perché passiamo un messaggio anche alle generazioni più giovani che non c'è più, che non puoi più riposarti, che il riposo rimane, sembra quasi una perdita di tempo, no? Che sembra che tu debba comunque sempre correre, no? E questo porta a logorare un pochettino, no? E quindi tante persone sono sempre in tensione, cioè il riposo aveva questa funzione importante, ha questa funzione importante di far ritrovare l'uomo, dicevo, no? Perché ci sono nella settimana tante cose che possono offrire l'uomo. E la domenica è un giorno di risanamento da questo, dove uno rimette in piedi certe relazioni, rimette in piedi certe sue cose che ha bisogno di riguardare, di risistemare, come buttare. Io durante la settimana butto all'aria tutte le cose in una stanza, poi la domenica devo un po' rimetterle a posto. Ringrazio anche che riesco a ritrovarle. Rimetto ordine, se vogliamo, lo dicevo già l'altra volta, no? Il peccato disordina, le ferite disordinano, il giorno del riposo serve a rimettere ordine, serve a guardare, diciamo, più in là, ecco, delle cose, non serve a entrare in quell'ordine della bellezza che Dio ci chiede di trovare, cioè di avere uno sguardo più lungo, altrimenti non puoi benedire, non puoi riposare. Tu riposi nel momento in cui entri in una logica diversa che quella della benedizione, no? Ricordati di santificare le feste, si santifica proprio andando all'Eucaristia, cioè facendo un ringraziamento, quindi facendo una benedizione. Ed è bello quello che tu dici, Fra Claudio, perché proprio a partire dal discorso che tu stavi facendo, possiamo trovare una conferma piena anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quando dice appunto che nel giorno di domenica, oltre a rendere culto a Dio, dobbiamo rendere in un certo senso culto ai fratelli, volendo prestare attenzione a coloro che sono nel bisogno. Ecco, magari si è persa questa realtà e questa sfaccettatura della domenica. Sì, ecco, perché il comandamento di santificare la festa vuol dire anche davvero ricordarsi delle persone che hanno bisogno. Ma ci sono tanti tipi di bisogno, no? E penso al popolo ebraico quando celebrava lo Shabbat, no? Che proprio il giorno del sabato, che cosa faceva? Andava a riconciliarsi nel pomeriggio, anche con le persone con le quali aveva litigato, no? Quindi anche quello è un modo di andare verso i fratelli che sono nel bisogno. Dico a noi, no, che celebriamo la domenica, almeno per quando riusciamo, perché c'è anche quel problema che tanta gente adesso lavora e quindi non sa più bene come fare lo slalom tra un lavoro e l'altro e trovare il momento per l'Eucaristia. Però dicevo, cercare un momento per la persona che ha bisogno,
non vuol dire solo condividere magari delle cose, ma vuol dire condividere il tempo, vuol dire fare una telefonata anche soltanto. Questo è santificare la festa. All'inizio nell'Eucaristia c'è rimasto ancora quel gesto che noi chiamiamo la colletta, no? Portato all'offertorio in denaro, eccetera. Ma una volta nella Chiesa primitiva venivano portate delle offerte, diciamo, in natura, quindi roba da mangiare, altre cosette, genere alimentare, che venivano poi date ai poveri. Questo è il senso del ricordarsi di chi è nel bisogno. Ci sono tante persone che hanno bisogno, tanti tipi di povertà oggi. Allora, santificare la festa vuol dire anche questo. Ricordati in questa giornata di queste persone qui. Questo vuol dire anche benedire. Ecco, magari Ecco, questo gesto che adesso. stavi descrivendo tu prima è appunto legato adesso a delle messe per i fanciulli e quindi viene svuotato di significato. Però tralasciando quella che è una piccola digressione personale, ecco, io vorrei anche un po' gettare uno sguardo sul mondo giovanile, perché sappiamo che adesso la domenica è diventato il giorno in cui tutti noi ci riposiamo dalle fatiche cosiddette del sabato sera. Ecco, magari proprio i giovani sono il sintomo più manifesto di questa malattia che è appunto il non santificare le feste. Hai detto bene, no? Nella domanda. E perché è ritenuta una fatica, no? Cioè, il problema sta proprio qui, che dicevo, l'uomo non riposa più, no? Se noi pensiamo, il tempo che ci rimane della domenica, diciamo, di questo giorno, noi non lo viviamo più come un tempo di benedizione, un tempo per riposarci, ma quasi una parentesi tra una fatica di una settimana che ci ha portato stress, eccetera, e la fatica della settimana dopo che deve iniziare. Lì in mezzo, che cosa si fa? Uno dorme, fa poche altre cose. Pensiamo un attimino, basta pensare. Incontra qualche giovane la domenica pomeriggio o la domenica sera. Che cosa vive in quel momento lì? Non il giorno del riposo, ma pensa già allo stress della settimana dopo, quindi non riposa. Quindi continua a stare in una continua tensione, no? Invece, ecco, bisognerebbe riuscire a staccare, ma che vuol dire stare con le persone care, stare con, che non vuol dire solo gli amici, ma la riscoperta della famiglia. Tante volte le famiglie hanno davvero solo il sabato pomeriggio, quando ce l'hanno, e la domenica per stare insieme. Se tu stai a riposare, diciamo così, a dormire tutto il giorno, o a accumulare altri lavori, perché poi capita anche quello, che uno fa un sacco di lavori lì, che durante la settimana non fa perché si è super, super impegnati per tante cose, cosa fai? Non riposi. Ma riposare davvero vuol dire dedicare del tempo a guardarsi negli occhi, stare lì e ascoltare il cuore dell'altro, ascoltare il cuore di Dio prima nell'Eucaristia e poi condividerlo con gli altri. Quindi dico a questi giovani di smetterla di, cioè staccare un po' la spina dallo stress di una settimana all'altra, pensare che c'è una giornata in cui uno si può riconciliare con se stesso, ecco, può fare tante altre cose belle, non solo dormire, perché poi ritornano. Io vedo qua a Torino, ritornano alle 7 del mattino, 7 e mezza del mattino, chiudono le discoteche. Cosa fai? Sono stati tutta la notte a stordirsi, a cercare di divertirsi verso un qualcosa che non sai che cosa sia, perché poi non lo trovano neanche loro. Quindi arrivano a casa delusi, dormono per non pensare a questa delusione avuta. E si risvegliano per ripartire con un'altra settimana un po' così. Ecco, Capisci? stai Quindi non so cosa dipingendo, dire di Fra più, se non Claudio. questo, che forse è da cercare da qualche altra parte, non il riposo. Sì, stai dipingendo un quadro proprio disastroso, se vogliamo, Oh, che disastroso, ma purtroppo rispecchia in pieno la realtà. io vorrei dare una speranza e spero di darla a qualcuno, no? Però vedo Ecco, Fra Claudio, lanciamolo un messaggio positivo a proposito di questo terzo comandamento. Ma il messaggio positivo c'è, la bella notizia è che devi imparare a riposarti, cioè devi andare a cercare quella bellezza. Se no, se non la trovi, se continui a non riposare, è perché stai guardando, stai scegliendo delle cose che non vanno verso Dio, che vanno verso l'uomo. E quando l'uomo guarda troppo a se stesso, o prescinde da Dio, perché il problema è lì, se tu prescindi da Dio, non riposi. Se tu non metti Dio al centro quel giorno, vai sempre alla ricerca di qualcos'altro. E quel qualcos'altro non coincide con Dio. E se non coincide con Dio, non coincide con la bellezza e quindi non coincide col riposo. Se vogliamo, allora l'ultima battuta, perché quindi sono stato troppo pessimista, allora
non riposi, non sei affaticato tutte queste cose, cerca da un'altra parte il riposo, cerca di essere bello, cerca, vai alla ricerca della bellezza. Questo è il terzo comandamento, ricorda di santificare le feste, cioè ricordati che Dio ti ha creato bello, ti vuole bello e vuole che tu cerchi la bellezza sempre. Ecco, Fra Claudio, oggi è sabato, quindi quale miglior giorno per cominciare a mettere in pratica queste piccole regole che ci hai appena dato, quindi a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. E noi non possiamo che ringraziarti ancora una volta per le parole che ci hai dato e anche per i consigli che cercheremo tutti noi di mettere in pratica. Grazie mille, Fra Claudio, e arrivederci alla prossima settimana con il quarto comandamento. Grazie a voi e scusate se sono stato un po' apocalittico, ma Gesù stesso ha rotto le scatole a quei ben pensanti del sabato, no? Che cercavano di... Però bisogna ogni tanto scuotere un po', altrimenti la gente si assopisce. Grazie ancora della pazienza, a presto. Grazie, Fra Claudio.